Eravamo rimasti a pagina 49. Resta da nascondere un'ultima cosa, una cinquantina di grasse uova che biancheggiano dal fondo di un secchio di corteccia di betullo tra fili di paglia morbida. E poi magari neanche vengono. Quegli aspici malvagi la fanno da padrone in casa da altri e requisiscono senza fiatare anche le ultime provviste. Soprattutto il grano da semina per la primavera, scelto con gran cura e conservato religiosamente, e non ci pensano due volte a picchiare, infilzare o sparare un colpo a chiunque provi a impedirglielo. Negli ultimi 14 inquietissimi anni, cercando scampo da quegli ospiti indesiderati nella sua stanza di donna, da oltre le pieghe della tenda di bisogna, Zuleika ha visto gente di ogni tipo, con la barba e ben rasati, neri di sole e di un pallore aristocratico, con sorrisi di denti finti e smorfie severe e cerimoniose, spavaldi che spiegavano in tataro, russo e ucraino. Le tremende verità scritte a caratteri squadrati, tutti uguali sulle scartoffie, che lise sulle pieghe piazzavano sotto il naso di mortanzi, gente che su quelle stesse verità taceva, scura in volto. Usano strane parole quelle persone, parole che lei non capisce. E che fanno paura, monopolio dei cereali, confisca della produzione agricola, tassa sulla produzione, espropri, bolscevichi, arma rossa, potere sovietico, CECA, Komsomol, GPU, comunisti, delegati plenipotenziari. Zuleika capisce male le parole russe, che sono sempre troppo lunghe e troppo difficili. Per questo chiama quella gente l'Orda Rossa. Quando era bambina, suo padre le aveva raccontato tante volte dell'Orda d'Oro e dei suoi crudeli esattori, con gli occhi a mandorla, che per qualche secolo avevano estorto tributi per portarli al loro spietato condottiero, Gengis Khan, e ai suoi figli, nipoti e pronipoti. Anche l'Orda Rossa esigeva tributi, ma chi li portasse Zuleika non lo sapeva. Avevano cominciato con il grano, poi era toccato alle patate e alla carne, durante la grande fame del 21. Invece, portavano via tutto quello che si poteva mangiare, anche i polli e le bestie, tutto quanto. Era stato allora che Zuleika aveva imparato a spartire il grano in più sacchi. Lo passavano da un po' e Giulba si era come tranquillizzata. Nel periodo con quel nome strano, i contadini avevano potuto lavorare tranquillamente alla terra e avevano anche assunto qualche braccetto. E si erano detti che dopo quella scossa tremenda tutto stava tornando finalmente a posto. Anche perché l'anno prima, al paese, il potere sovietico aveva inaspettatamente vestito panni ben noti a tutti e perciò innocui. A capo del soviet di Giulbas era stato messo Mansur Sigabut di nuovo. Ex bracciante forestiero che dal cantone vicino si era portato dietro la vecchia madre, l'uomo che viveva con lei, senza esserle marito. Le male lingue dicevano che lo scapolone non era mai riuscito a mettere insieme il Kalim, un riscatto decente per la sua sposa. Mansur Kalazeka, come lo chiamavano di nascosto, aveva radunato una sua cellula che si riuniva la sera a discutere. Organizzava assemblee nelle quali esortava la gente del paese a unirsi a una cosa con un nome bizzarro
È anche un po' spaventoso. Calcus. Calcus. Lo ascoltavano in pochi. A quell'incontro andavano giusto i poveracci come lui. Invece era eccoli da capo. Il solito segnale nel cuore della notte. I soliti colpi che sembrano il battito nervoso di un cuore poco sano. Zuleika guarda fuori dalla finestra. Anche le altre case sono illuminate. Giurbas non dorme, si prepara ad accogliere gli ospiti indesiderati. Dove si possono nascondere le uova? Accidenti. Al freddo si crepano, dunque niente salvaggio, niente ingrasso e niente bancia. Vanno tenute al caldo, nella parte di Mortaza no, l'orda rossa l'ha già rimontata più di una volta. Nella sua? Sono bestie senza ritegno. Frugheranno anche lì. Dalla vampira, magari, quella gentaglia ha sempre mostrato un certo imbarazzo a reggere lo sguardo severo della vecchia cieca. Le perquisizioni in casa sua sono sempre state rapide e sbrigative. Zuleika afferra il cauto al secchio e corre alla porta. Non c'è tempo per battere i piedi sull'uscio come fa ogni volta. Quando deve chiedere il permesso di entrare, apre la porta e guarda dentro. La vampira dorme in un gorgoglio di viscere e con il mento fieramente puntato verso il soffitto, dove si aprono i fiori bizzarri di tre macchie di merletto luminoso. I lumi che lascia accesi nel caso in cui Mortaz volesse passare a trovarlo. Zuleika scavalca lo scalino della trave all'ingresso e frulla dietro la stufa. Com'è bella la stufa della vampira, è enorme, grande quanto una casa, è coperta di maiali calice che pare vetro, persino nella parte riservata alle donne. E due paioli grandi e grossi che nessuno usa mai, uno per cucinare, l'altro per scaldare l'acqua. Ce li avesse lei a casa sua, poter contare su uno soltanto è una disgrazia. Zuleika appoggia il secchio sulla mensola della stufa, solleva il coperchio del paiolo. Ora deve solo sistemare bene le uova, coprirle di paglia e via di corsa senza farsi vedere. Sta posando l'ultimo uovo quando la porta si apre cigolando. A entrare è una sagoma maestosa, le assi del pavimento gemono al suo passaggio. Murtaz. Mano di Zuleika, un sussulto di sorpresa e timore. Il guscio dell'uovo dà un cricchio lievissimo. E qualcosa di freddo e vischioso le scivola lento tra le dita. Anche il suo cuore si liquefa come l'uovo che le si è appena rotto in mano. Anche lui le scivola fra le costole, giù verso la pancia gelata. Deve farsi vedere, deve confessare di essere entrata di nascosto in casa della suocera, deve chiedere perdono per l'uovo che ha rotto. Eni, sussurra Mortaz, mamma. La vecchia strozza ingona il suo russare, la rete del letto dà un lungo cigolio. La vampira sorda solleva il corpo sottile, come se avesse davvero sentito la voce del figlio. Anima mia, sussurra anche lei, arrocchita dal sonno. Sei tu? Dal lungo silenzio che segue si staccano il tonfo del corpo della vecchia che si siede e il sospiro profondo di Mortaz. Zuleika trattiene il fiato e pulisce il palmo viscido d'uovo contro la schiena del paiolo, abbracciata alla stufa gelando a ogni passo muto che azzarda. Appoggia la guancia al tepore delle piastrelle e scosta con l'indice le pieghe della tenda. Nella fessura tra la stoffa distingue nitidamente madre e figlio. La vampira è seduta sul letto con la schiena bella dritta, come sempre i piedi posati a terra. Mortaz è inginocchiato di fronte a lei, affonda nel grembo della madre la testa rasata, con la peluria caduta che già ricresce, e le abbraccia stretto il corpo pasciuto. Mortaz in ginocchio, Zuleika non lo ha mai visto così. E lui non gliela farebbe passare all'uscio se ora la vedesse uscire dal suo nascondiglio.
siamo a pagina 53.